Benvenuti o bentornati sul mio canale di Warhammer 40.000 per l'ultimo della miniserie molto veloce sull'analisi delle missioni presentate nell'Infopack Universale di GW per quanto riguarda diciamo, la stagione di gioco Leviathan. Andiamo a vedere le ultime tre missioni MN e O e andiamo a vedere in che modo vengono giocate e quali sono le condizioni. Per quanto riguarda la missione scusatemi, Purge the Foe, andiamo a vedere subito la condizione Purge the Foe. Sarebbe questa qui. Allora, facciamo. Ah, sarebbe quella tra virgolette a kill point. Facciamo punti sia per la conquista degli obiettivi. Facciamo 4 punti, come al solito, nella comando se. Facciamo, se abbiamo un obiettivo, 4 punti aggiuntivi se ne abbiamo più dell'avversario. Oltretutto, alla fine di ogni battle round facciamo 4 punti vittoria se abbiamo distrutto almeno un'unità dell'avversario e 4 punti aggiuntivi se abbiamo distrutto più unità, al nostro compagno di gioco rispetto a quante lui ne ha distrutte a noi. Condizione già di partenza molto aggressiva. Abbiamo chiaramente un Chilling Rain, quindi nessuna regola di missione aggiuntiva con Crucible of Battle, ovvero lo schieramento sui tramezzini piccoli, diciamo sui triangoli dei lati corti del campo di battaglia. Molto interessante questa battaglia. Gli obiettivi sono messi in maniera aggressiva, la missione primaria in aggiunta è di per sé già una condizione molto aggressiva. Andiamo a vedere come si sposa questa missione a questo punto con i vari layout. Iniziamo dal layout 1. In questo caso, diciamo che gli obiettivi nella Terra di Nessuno sono abbastanza coperti o controllabili dagli scenici centrali, da queste due L in realtà, non troppo coperto, non troppo difeso l'obiettivo nella nostra zona di schieramento, anche se bene o male va a capitare in questa zona qui. Adesso non ho le misure precise, così ad occhio direi esattamente qui sotto. Come al solito, layout 1 molto aggressivo, quindi vi troverete a fare una partita decisamente improntata sullo scambio di colpi al centro del campo di battaglia. Abbiamo poi il 3 e il 4. Nel layout 3, che è molto più aperto, avremo una grossa difficoltà nel rimanere in controllo degli obiettivi nella terra di nessuno qualora la partita, così come da condizione primaria, si va a esacerbare proprio in questo scontro alla distruzione del nemico. Nel caso vi troviate contro eserciti con una quantità di fuoco maggiore della vostra, saranno bei dolori. Per quanto riguarda invece il layout 4, diciamo che ci sono delle aree di controllo molto più gestibili, molto più equilibrate, molto più in protezione. In questo caso farete una partita leggermente più tranquilla. E probabilmente, come al solito, si andrà poi a, come si dice, ad avere il massimo dei scambi, dei colpi, sia da combattimento che da fuoco, sul centro e sulla linea centrale dai due destri, diciamo da questo canalone di fuoco che si viene a creare dalle due zone all'estrema destra dei nostri due schieramenti. Partita molto molto aggressiva. Abbiamo poi la missione N con Priority Target, Chosen Battlefield e Dawn of War. Non me ne ricordo manco mezza. Allora, iniziamo da Priority Target. Priority Target è quella che ci permette di fare punti anche alla fine della battaglia, quindi anche qui una partita mediamente aggressiva che si gioca eventualmente più sulle secondarie o sugli azzardi. Abbiamo poi detto Chosen Battlefield, che a questo punto, se la memoria non mi inganna, è quella in cui abbiamo. No, Hidden Apis è quella aggiuntiva.
Chosen Battlefield è quella in cui si spostano gli obiettivi. Ok, questa missione è tipo l'inferno in terra. È l'inferno in terra perché è molto aggressiva. Non la giocherete sulla missione primaria. Se la giocate sulla missione primaria, andrete a fare i punti verso la fine o eventualmente con degli azzardi. Quindi il peso delle missioni secondarie è maggiore. Il fatto che dovete rischierare gli obiettivi sul campo di battaglia, soprattutto con uno schieramento molto aggressivo come è quello di Dawn of War, vi tira fuori una missione complessivamente molto 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 aggressiva, che viene giocata poi a quel punto sul controllo delle secondarie e sullo scambio del controllo degli obiettivi, quindi molto molto difficile da interpretare. Andiamo a vedere però che abbiamo giustamente i layout 1, 2 e 3. Andiamo a vedere come si sposano questi layout. Siccome non possiamo sapere poi come vengono messi effettivamente gli obiettivi sul campo di battaglia, con il layout 1 avremo un ottimo scontro serrato al centro del campo di battaglia, ammesso che ci siano obiettivi in prossimità del centro, ma degli ottimi, dei grandi, delle enormi linee di vista laterali, come al solito, sugli obliqui verso il centro. Nel layout 2, stessa cosa, gli obiettivi probabilmente saranno più facilmente controllabili per l'ottima presenza, per l'ottima distribuzione degli scenici sul campo di battaglia, ma abbiamo comunque delle enormi linee di vista oblique. Per quanto riguarda il layout 3, stessa cosa, anche se qui, visto che possiamo piazzare noi gli obiettivi, diciamo, ce la gestiamo un po' meglio. Il problema è che poi questa X di linee di vista da fuoco sul centro del campo di battaglia ce la becchiamo tutta, con tutto quello che poi eventualmente ne consegue, laddove riusciamo a forzare l'avversario a piazzare gli obiettivi in determinate posizioni, o semplicemente non abbiamo noi la possibilità di piazzarli meglio rispetto a come sono stati piazzati gli obiettivi aggiuntivi. Molto molto difficile questa missione. Concludiamo questa miniserie con l'ultima delle missioni, la missione O, Vital Ground, Chilling Rain, Crazy Ball of Battle. Quindi di nuovo lo schieramento a triangoli. Vital Ground, non mi ricordo, Vital Ground, se lo volete leggere un po' più all'inglese. Allora vediamo che cosa ci dice. Ah, è quella in cui rimuoviamo l'obiettivo centrale. E questa è veramente tosta, perché facciamo 2 punti vittoria per l'obiettivo nella nostra zona di schieramento, 5 sugli obiettivi nella No Man Land, quindi sugli obiettivi laterali, e 6 per l'obiettivo nella zona di schieramento dell'avversario. Immaginatelo su questo tipo di schieramento, quindi al centro non vi troverete niente. Come zone di schieramento abbiamo una 1, una 3 e una 4. Io avrei evitato addirittura la 1, visto che a questo punto il centro viene sfruttato, ma a livello laterale. Al centro probabilmente non avrete mai nulla da fare, se non in maniera estemporanea qualche missione secondaria che comunque diventa leggermente meno importante per via del fatto che di punti di missione primaria ne fate veramente pochi, quindi sarà piuttosto una partita giocata sulla missione primaria. Per quanto riguarda il layout 3, in questo caso sarà ben difficile difendere gli obiettivi nella terra di nessuno, molto difficile, sono abbastanza tanto distanti dagli elementi scenici posti sul campo di battaglia. Layout 4 leggermente meno del layout 3, ma anche qui abbiamo delle buone linee di vista in termini di fuoco, se non meno sui 2 obiettivi rimanenti nella terra di nessuno.
Tale per cui diciamo che complessivamente questa missione è molto difficile e si giocherà, diciamo, probabilmente più sul fuoco, più sulla fase di tiro che sulla fase di combattimento ravvicinato, al contrario, come immaginavo, rispetto alle prime missioni che abbiamo visto nel primo video, nel secondo video, che si giocano piuttosto su degli scontri un po' più ravvicinati. Difficile, difficile come missione, gli obiettivi sono predisposti, ma come vi dicevo è molto importante qui portare a casa punti di missione primaria, anche qui come tutte le partite di questo genere eventualmente potrebbe essere pensabile o quantomeno ponderabile il fatto di andare a giocare un azzardo per cercare di fare punti in un'altra maniera. In particolare se ci troviamo a giocare questa missione con questo layout, perché a quel punto potremo semmai sfruttare il centro del campo di battaglia in maniera estemporanea o per portare a termine delle missioni secondarie specifiche e eventualmente stazionare al centro e giocarcela in maniera estremamente difensiva, arroccando la maggior parte del nostro esercito al centro del campo di battaglia e forzando a quel punto l'azzardo dell'estrazione d'emergenza. Spero che questi 5 video sull'analisi delle missioni vi siano piaciuti. Vi ringrazio assolutamente per le iscrizioni, vi ringrazio per i like, vi ringrazio per i commenti che mi permettono di migliorare il tiro, di andare a fare contenuti specifici rispetto alle vostre richieste. Per qualsiasi dubbio, per qualsiasi considerazione, per qualche cosa che eventualmente mi è sfuggito, chiaramente commentate sotto questo o gli altri video senza nessun problema, cercherò di rispondervi il prima possibile. Vi ringrazio per l'ascolto e ci vediamo il prima possibile con nuovi argomenti e nuovi contenuti. Ciao ciao a tutti e a presto.